Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria. Allora, cari signori, questa sera parliamo di Dynamo, ovvero sia dell'operazione di evacuazione del corpo di spedizione britannico in Francia nel giugno 1940, nel momento in cui la Francia fu travolta dall'avanzata tedesca. Allora, come dire, tanta gente pensa, magari in buona fede, che l'operazione Dynamo fu resa possibile dagli stessi tedeschi, dallo stesso Hitler, nella speranza che Churchill accettasse non la resa, ma una pace vantaggiosa per entrambi. Mi dispiace dirlo, ma secondo me chi ha questa opinione vuol dire che non ha proprio idea di chi fosse Hitler e della mentalità hitleriana, cioè pensare che Hitler abbia fatto evacuare il British Expeditionary Force verso l'Inghilterra per un gesto di magnanimità verso l'Inghilterra nella speranza di ottenere una pace. Siamo sinceri, basta conoscere un pochino la mentalità di Adolfo per capire che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. La questione è semplicemente questa, che praticamente ci sono i verbali dell'OKV, dell'Oberkommando des Wehrmacht, che spiegano chiaramente quello che avvenne. Allora, von Rundstedt avrebbe voluto attaccare con tutte le sue forze a disposizione la sacca di Dunkerque. Hitler era quantomeno perplesso, perché temeva un contrattacco da sud da parte dei francesi, contrattacco che i francesi non erano più in grado fisicamente di fare, ma che esistevano, cioè c'erano comunque dei piani francesi per questa cosa, ma che ahimè non erano più in grado di effettuare dato il collasso dell'esercito e delle forze armate. Dicevo, Hitler temeva un contrattacco francese da sud, e spostò gran parte delle sue truppe corazzate per contrastare questa fantomatica controffensiva. E von Rundstedt, ripeto, avrebbe voluto attaccare comunque. Halder, il generale Halder, invece era perplesso e contrario, perché sosteneva che anche lui sosteneva che c'era questa possibilità di un contrattacco francese da sud. Hitler diede retta ad Halder e quindi fece ritirare due divisioni corazzate verso sud, dicendo testualmente: quelle divisioni mi servono sul settore meridionale, quelle divisioni mi servono a sud. Questo disse Hitler. Altro che magnanimo gesto nei confronti degli inglesi. Anche perché c'è da dire che Hitler dette retta alle vanterie di Göring, che affermava di essere in grado di distruggere con la sua Luftwaffe quello che rimaneva dell'esercito britannico intrappolato nella sacca di Dunkerque. Allora, la questione è semplicemente questa qua. Allora, con l'amico Fabiano Fava abbiamo ricostruito un attimo la cosa, cioè praticamente le formazioni corazzate tedesche che spingevano da sud verso Dunkerque, accerchiando il British Expeditionary Force, c'era soprattutto una cosa: la forte usura di mezzi ed equipaggi. La maggior parte delle unità aveva meno del 50% dei mezzi funzionanti e il personale era letteralmente sfinito per la lunghissima avanzata del cosiddetto colpo di falce, che aveva letteralmente travolto, cioè fu un'avanzata velocissima che travolse letteralmente le difese francesi, ma che costò molto cara alle formazioni corazzate tedesche, che si trovarono uno al limite della loro catena logistica, che era quasi tutta ippotrainata, ricordiamocelo, e come dire,
erano anche falcidiate dal logorio di uomini e mezzi. Ok? Far continuare a quelle unità l'avanzata avrebbe significato renderle poi indisponibili per mesi, mentre servivano nel breve periodo per l'attacco verso Parigi. Anche perché Dunkerque, ricordiamocelo, è circondata da acquitrini. E inoltre l'avanzata, ripeto, stava distanziando in maniera molto preoccupante i convogli di rifornimento alle loro spalle. La logistica tedesca era al limite. Era al limite. E c'era il rischio che l'attacco contro Dunkerque si rivelasse una catastrofe. Perché? Perché mancavano i rifornimenti. E ricordiamoci, ripeto, la logistica tedesca era quasi tutta ippotrainata. Punto. Allora, all'epoca, nel 1940, era ancora l'OKH, ovvero sia l'Oberkommando des Heeres, lo Stato Maggiore dell'Esercito, a prendere le decisioni importanti. E la cosa importante in quel momento era la lucidità decisionale bellica, come sempre, economia delle truppe e logistica. Logistica, logistica, logistica. La logistica, la vera regina della guerra moderna. Le considerazioni politiche sull'annientamento del British Expeditionary Force furono accantonate e fu presa una decisione professionale. Quindi spostare verso sud, verso Parigi, le divisioni corazzate, che rischiavano comunque sia il collasso se avessero continuato l'attacco verso Dunkerque. Allora, c'è anche da dire una cosa. Gli inglesi, nella fattispecie i generali John Gort e Harold Alexander e anche Lord Alanbrooke, ok, compirono un autentico miracolo tattico. Perché? Perché effettuarono una magistrale tecnica di rotazione di reggimenti e battaglioni per impedire ai tedeschi di tagliare in due la striscia di terreno in cui era attestato, in cui era accerchiato l'esercito anglo-francese, il corpo di spedizione britannico in Francia. Questa tecnica di rotazione di battaglioni e reggimenti è un autentico capolavoro che viene tuttora studiato in tutte le scuole ufficiali e in tutte le accademie militari del mondo. Tra l'altro c'è anche, insomma, gli inglesi in quell'occasione non sbagliarono una virgola. E soprattutto c'è anche da dire una cosa. Grazie a quell'azione, Lord Alanbrooke fece il primo gradino verso la carica di capo di Stato Maggiore Generale Imperiale, che in pratica fu l'uomo che tradusse in pratica le idee di Churchill su tutto il settore mediterraneo, e inoltre fu l'uomo che comandò tutte le forze inglesi in tutto il mondo, dall'Oceano Pacifico fino al Mediterraneo, fino ai mari del Nord. Ok? Per non parlare poi della mobilitazione navale, cioè rendiamoci conto una cosa: migliaia e migliaia di motoscafi, barche, barchini, barchette, barche a vela, pescherecci, mercantili, cacciatorpedinieri, navi della Royal Navy, eccetera, 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 impegnate per salvare i 400.000 uomini accerchiati a Dunkerque. I veri eroi di Dynamo furono i diportisti privati inglesi che accorsero e risposero in massa all'appello dell'ammiraglio Ramsay per salvare i soldati inglesi assediati a Dunkerque. 400.000 uomini salvati da una marea, da un esercito di barchini, cioè di barchette, yacht da diportisti,
motoscafi, pescherecci, lance a vapore, barche a vela, che fecero autentici miracoli. E non mi si venga a parlare che la Luftwaffe si limitò a semplici azioni di disturbo. Basta semplicemente vedere i dati scritti delle perdite inglesi, delle perdite delle navi inglesi. Basta semplicemente vedere i registri, cioè basta semplicemente vedere quante azioni sulla sacca di Dunkerque furono compiute dai tedeschi, che si trovarono di fronte a una sgraditissima sorpresa di Spitfire. Il primo impiego bellico serio in massa degli Spitfire avvenne su Dunkerque. Fino a quel momento i tedeschi si erano trovati di fronte agli Hurricane, addirittura la prima serie, quelli con l'elica bipala in legno a passo fisso. Rende l'idea? C'era una certa differenza tra un, come dire, tra un coccodrillo come l'Hurricane e un autentico puro sangue come lo Spitfire. I tedeschi, l'aviazione tedesca si accorse che, insomma, come dire, la Royal Air Force sarebbe stata, cominciò ad accorgersi sul fatto che sarebbe stata un osso un po' più duro da rodere rispetto a quello che credevano, una volta che andarono a sbattere negli Spitfire. Allora, come dire, Dynamo, bene o male, è tutto qui. I segreti di Dynamo, bene o male, sono tutti qua. Basta, come dire, leggersi un pochettino qualche libro. Basta informarsi un attimo, basta cercare un attimo, basta anche, come dire, ascoltare campane un pochino diverse da quelle che si conoscono di solito. Sinceramente, anche io molti anni fa credevo che Hitler cercasse la pace con gli inglesi. In realtà fu un errore di Hitler quello di non attaccare Dunkerque. A Hitler, ripeto, fece l'errore, diciamo errore fino ad un certo punto, dato il logorio di uomini e materiali delle truppe corazzate che assediavano la sacca. Ma l'errore più grosso di Hitler fu quello di dare retta alle fanfaronate di Göring. Göring le aveva garantito, e ci sono i verbali, che la Luftwaffe avrebbe potuto distruggere senza alcun problema gli inglesi assediati ad Dunkerque, ma non era in grado. Perché? Perché era un'aviazione che, come dire, era stata creata in funzione dell'appoggio all'esercito, ma lì non c'era un esercito che avanzava, non c'erano truppe che avanzavano per schiacciare definitivamente gli inglesi nella sacca di Dunkerque. Fu il primo clamoroso fallimento della Luftwaffe di Göring. Poi dopo ci fu anche, come dire, la geniale, la straordinaria, la grande mobilitazione della popolazione civile inglese per portare in salvo i soldati assediati. Quella è un'altra cosa. Tra l'altro, trovo anche, come dire, piuttosto sgradevole la cosa che certa gente dica: oh, solo gli inglesi possono glorificare una sconfitta come Dunkerque. Beh, cosa fa certa gente qua in Italia con El Alamein? Facciamo sempre la figura del bue che dice cornuto all'asino in questi casi. Quindi forse sarebbe meglio stare zitti. La partecipazione inglese alla campagna di Francia del 1940 fu disastrosa e furono commessi gravissimi errori. Furono travolti da una nuova guerra che non si aspettavano. Ma il modo in cui Dynamo fu pianificata e affrontata è a dir poco magistrale. L'errore di Hitler? Fidarsi di Göring e soprattutto avere timore che le sue logorate forze corazzate non fossero in grado di compiere fino in fondo il loro dovere. Quindi fu per questo che le forze corazzate furono spostate verso Parigi. Dovevano stare dietro alla logistica ippotrainata, ve lo ripeto di nuovo. Quindi, cari signori, io come sempre aspetto le vostre considerazioni, aspetto le vostre deduzioni, controdeduzioni, obiezioni, critiche, come sempre. Ripeto, io aspetto critiche motivate, come sempre. Non siete d'accordo con me? Ditemelo, spiegatemi il perché, fornitemi le fonti, fornitemi le vostre considerazioni e io sarò ben lieto
di ascoltarvi e vediamo se riuscirete, non dico a farmi cambiare idea, ma quantomeno a spiegare perché quello che dico non è esatto. Ok? Quindi, cari signori, io vi ringrazio, come sempre, per l'attenzione e di nuovo arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.